Ciao a tutti e tutte, benvenuti in questo nuovo video Back to School. Oh mio Dio, devo cambiare la intro. Sì, lo so, vi avevo promesso i video fino al 12 di settembre, ma per cause di forza maggiore, complicanze e problemi ho dovuto interromperli. Come comunicatovi su Instagram, non temete, perché continuerò a fare i Back to School che avevo già in programma, che avevo già scritto per voi, fino alla fine delle idee. Però non più tutti i giorni, perché ho iniziato la scuola anche io, ahimè vi lascio il vlog del primo giorno in caso ve lo foste perso qui sopra nelle i, ma 3 volte a settimana, il lunedì, il mercoledì e il sabato. Detto ciò, benvenuti nel What's on my iPhone, versione produttiva scolastica, dove mi soffermerò proprio per questo, in particolare sulle app scuola e produttività. Il mio telefono è un iPhone 11 bianco, vi tolgo la cover così lo vedete meglio, ah spoiler, l'ho rotta prima di iniziare questo video, bianco con il retro normale in vetro come tutti gli iPhone 11, non prono niente, 2 telecamere, non vi so descrivere le caratteristiche peculiari perché non me ne intendo molto, però mi trovo molto bene se è questo che volete sapere, e l'ho acquistato a inizio dicembre più o meno. La cover invece l'ho presa su Amazon, vi lascio il link qui sotto, c'è di varie tonalità e io non potevo che prenderla rossa, ma la prenderò anche di altri colori perché veramente mi piace molto, è fatta molto bene. E dentro ha il vellutino, mentre fuori è di silicone, quindi non fa scivolare il telefono e è semirigida. Mi sposto da questa parte nella speranza di non avere la faccia tagliata a metà e possiamo iniziare subito. Qua metterò la registrazione schermo. Lo sfondo che vedete è preso, come tutte le foto che vedete non scattate da me, su Pinterest, ed è in tema con la cover, colori caldi, fiamme, che è un simbolo che mi piace tantissimo. Facendo lo swipe up ci troviamo nella schermata numero 1, dove c'è sotto lo sfondo di me con 2 mie amiche, fatto sempre da me con un'app di collage che dopo inevitabilmente vi mostrerò. Ma prima di guardare che app ci sono qui, direi di andare a vedere la schermata widget, dove ne ho due collegamenti a 2 app. Il primo è il collegamento a Big Daylight con il countdown per Natale, mancano 100 giorni, ci vogliamo credere? E invece il secondo è collegato a Reverso Context, ovvero l'app del dizionario, e è una funzionalità molto carina, molto, non lo so, mi piaceva, perché vi fa scoprire delle nuove parole, in questo caso in inglese, ma credo proprio che si possa mettere anche in altre lingue. Ritornando qui abbiamo il telefono in inglese, ma cercherò di tradurvi le app anche se mi sembrano molto scontate. Calendario, mail, messaggi, FaceTime, camera, foto, mappe, orologio, meteo, wallet, note, promemoria, App Store, impostazioni, calcolatrice e Apple Music, che è semi disinstallato, vedete la nuvoletta di fianco, perché ho fatto l'abbonamento a Spotify Premium con il quale mi trovo bene e non ho intenzione di tornare indietro. Invece nella barra sotto ci sono WhatsApp, telefono, Spotify, grande amore, e Safari, dove cerco cose strane come dove vanno le zanzare d'inverno. Sì, l'ho cercato veramente, ma meglio non parlarne. Scorrendo nella schermata 2 ho tutte le cartelle, perché sono una maniaca dell'ordine, e sono tutte nominate con lo spazietto tra le varie lettere. Mi piaceva molto, anche se prima utilizzavo dei font particolari di un sito che si chiama Cool Text, Cool Fonts, cercate che vi esce sicuramente. Andiamo alla prima cartella, che è quella social, dove ho Snapchat, Instagram, Twitter, TikTok, 21 Buttons e Pinterest. Su tutti potete seguirmi come Zoe Epifani, tranne su Snapchat perché non lo uso mai e lo tengo perché mi piace andare a rivedere raramente i ricordi. La seconda cartella è Instagram e qui ho le app più carine per editare le foto. Se volete un video interamente dedicato, fatemelo sapere che esaudirò i vostri desideri. La prima è Uji, l'avevo comprata per poter caricare anche le foto dalla galleria e non farle direttamente con l'app. Comunque, adesso lo faccio vedere, ok? È fatta così e se fate una foto, ok, vi metterà poi degli effetti luce casuali. Può darsi che la usi ancora. Poi c'è Unfold, dove faccio la maggior parte delle mie stories con l'effetto Polaroid. Come, vabbè, qua in realtà no, come in questo caso, Epifani 18,
18° compleanno già passato, ma bellissima. Oppure anche questa con il bordo con questo effetto e poi al centro la foto del mio plum cake alle mele. Stories Edit è metà disinstallata, non ve la faccio neanche vedere, è sempre un'app per le stories, anche lì ci sono dei layout carini. Poi Facetune la utilizzo per sbiancare gli sfondi delle miniature di video. Se vedete, questa è la miniatura sbiancata, così era normale. Le altre funzionalità non le conosco, non le uso. Poi abbiamo Lightroom, che è per mettere i filtri alle miniature e alle foto di Instagram. Questa è la foto senza filtro, questa è la foto col filtro. Direi che la situazione è migliorata notevolmente. Poi c'è Photoshop Fix. Photoshop Fix è per photoshoppare alcune foto, meglio per fare lo smooth alla pelle o, come in questo caso, per rimuovere dei dettagli indesiderati dalla foto del mio cagnolino che è stato operato l'altro giorno, cucciolino, qui era ancora sotto anestesia, ma ora sta bene. Poi c'è Afterlight. Afterlight, vediamo un po' quale foto posso modificare. Modifichiamo questa. Permette di aggiungere vari filtri, io utilizzo sempre Dallas, varie polverine sopra e poi l'effetto grain, che è quello che mi piace di più perché fa effetto vintage. Poi c'è PixArt, che non mi serve molto se non a mettere quei trattini bianchi nelle miniature sempre dei video, ma l'apro solo per quello. Photogrid, che è per fare i collage come quello che avete visto nel mio sfondo. Fonto, per mettere le scritte sulle foto delle mie miniature. E Camera Connect, che serve per collegare il telefono alla Canon, quindi la macchina fotografica con cui registro i video per scaricare le foto. Poi abbiamo la cartella YouTube. Qui ho YouTube, chiaramente YouTube Studio, per vedere le analitiche del mio canale, per vedere meglio i vostri commenti, per gestire meglio i miei video in generale. AdSense, che è sempre collegata a YouTube, e Gmail, dove mi arrivano le mail di lavoro e anche di scuola, ma quelle non le guardo quasi mai. Poi Random ha Prime Video, Netflix e TV Time, quindi serie TV. La TV Time è molto carina, però non me la farà vedere perché non ho internet. No, infatti, però potete segnare le serie TV e i film che vedete e tenere conto anche, vi dice quanto tempo avete speso davanti a Netflix o alla TV, il che è terrificante. E finalmente siamo arrivati a quello che ci interessava probabilmente veramente, ovvero le app school. Classroom, Meet di base, perché se vogliamo fare didattica a distanza, questo è il modo in cui la mia scuola le fa. Google Docs, ve ne ho già parlato in un video sui miei appunti, se non sbaglio, sui miei schemi, mi serve per fare i riassunti ed è un sito e un'app di Google, è come Word, però è tutto online, quindi potete accedere ai vostri lavori da qualsiasi computer, da qualsiasi dispositivo, inserendo la vostra mail e password di Gmail. Files è dove scannerizzo qualche volta i documenti per scuola per ripassarli meglio in autobus o per spedirli a qualcuno. Reverso Context è l'app del dizionario. Scusate se continuo a toccarmi il naso, ma oggi mi prude tantissimo, non so perché. Axios Famiglia, l'app del mio registro elettronico. Scan e Translate è un'app fighissima che non posso farvi vedere però perché non ho niente da scannerizzare, ma vi scannerizza una pagina in lingua, io la uso per tedesco principalmente, e ve la trascrive in digitale e poi ve la traduce, cioè voi una volta trascritta in digitale potete controllare che l'abbia trascritta giusta, che abbia visto tutte le parole giuste, e poi potete fare traduci e ve la traduce. Poi c'è Socratic, che è molto figo, molto molto figo. Devo ancora capire se, ecco, infatti sono online quindi non posso usare, devo ancora capire se la posso mettere in italiano perché attualmente è in inglese, ma potete scannerizzare i fogli con i problemi di matematica, biologia, chimica, fisica, bla bla bla, bla, e ve li risolve con tutti i passaggi, e ci sono anche delle schede di ripasso per gli argomenti di queste materie scientifiche. E infine c'è iTunes U, una scoperta geniale perché vi offre diversi corsi, è un po' extra alla scuola, è più per il vostro interesse, ma vi offre diversi corsi su diverse discipline, ad esempio c'è biologia, piuttosto che inglese, piuttosto che chimica, fisica e quant'altro potete desiderare, basta cercare. La
qui sesta cartella è Utility. Ho tre app, sono Packpoint per fare la valigia per i viaggi, Amazon e Yazio, che è per inserire i cibi che si mangiano per vedere un po' le calorie. No, non ne sono ossessionata, volevo garantirvi che sto bene, ho un rapporto totalmente naturale col cibo, è un argomento delicato, ma magari per evitare di eccedere in zuccheri o grassi è... sì, non è niente male. Cartella inutile, infatti si chiama Useless. Ho i contatti, l'app salute che utilizzo solamente quando ho il ciclo per inserire i giorni, Find My iPhone, mai utilizzato e spero di non doverlo mai fare, ma che poi se è sul telefono... boh, vabbè. Big Daylight è il countdown. iMovie lo uso per editare ogni tanto i vlog, ma solo la prima parte perché poi completo l'editing. Ora c'è la cartella New Entry, che è quella che ho formato da quando ho compiuto 18 anni e si chiama Adulting. In questa ho inserito tutte quelle app che mi servono adesso che sono diventata grande e sono Quiz Patente, che è collegata alla mia scuola guida, faccio i quiz, faccio i test, provo gli argomenti che stiamo studiando e vedo quanti errori faccio. Poi c'è Giallo Zafferano, che è per le ricette, anche questa carinissima. PostPay per vedere il saldo sulla mia carta. PayPal è sempre una roba collegata alla carta, ai soldi, niente di che. Poi c'è Zoom, che è quella che utilizzo per fare le video lezioni con la scuola guida. E Monion, non so come chiamarla, non so come si pronunci, è un'app fighissima per monitorare i vostri acquisti e per monitorare i vostri risparmi. Bene, questo video è finito, spero davvero che vi sia piaciuto, se è così mi raccomando lasciate un pollicino in su e commentate qui sotto se avete delle app da consigliarmi o se anche voi utilizzate alcune di quelle che vi ho mostrato. Iscrivetevi a questo canale se non l'avete ancora fatto e attivate le notifiche per non perdervi i miei prossimi video. Andatemi a seguire su tutti i miei social, come già ripetutovi, che come al solito trovate qui sotto nell'info box. Io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. What if I am crazy?